È scomparso il corteggiamento. Cioè? No, non ce ne eravamo accorte. Me pieno li brividi, me pieno. Se ci ritroviamo circondate da figafobici e criptocheche, la colpa è nostra! Te pareva! E sapete perché? Per tanti motivi. Basta questa storia dell'uomo di una volta. L'uomo di una volta non ci andrebbe bene nemmeno adesso, perché mica erano 5 da santo, sa? Ma li mortacci su... Che poi non se dimentichiamo che l'uomo della volta era anche sto famoso principe azzurro, che io non so come faceva qua la matta Cenerentola a andargli appresso a un tizio che andava vestito coi leggings attillati celesti e il cappello con la piuma tipo Charleston, e pure quella Mourinho non è che stava tanto messo bene, eh no? Una cafonata. Allora la finimo con sti uomini della volta? Sì. Ma una delle nostre colpe più grandi è anche questa generosità che si ha nel concedere la propria virtù in tempi e in dosi un pochetto diversi rispetto alle nostre generazioni precedenti. Cioè? Cioè darla via come fosse mangime ai piccioni. Basta! Per favore! Ma dovete capire che questo ha comportato un mutamento sostanziale nelle condizioni del mercato. In che senso? L'equilibrio tra domanda e offerta si è invertito. L'eccesso di disponibilità e la facilità di reperimento hanno reso la merce, la passera, meno pregiata. Mi viene da piangere anche a me, guarda. E il suo valore è diminuito. Semplice microeconomia del pelo. E poi ce lamentiamo che usciamo con le nuove donne. La generazione del piuttosto mi seguo invece di rischiare un 2 di picche. Ho sbagliato tutto. Rimpiangendo quei tempi antichi dove se a un uomo gliela volevi dare e quello se la prendeva, eppure di buon grado il prima possibile, perché era la sacra fregna e in quanto tale andava onorata. È proprio la vita de merda. E oggi invece siamo tarati sull'estetica di YouPorn. Cioè? Troviamo uomini col pube bello ordinato e pettinato e depilato. Fenomeno in continua crescita. Ci mandano le foto, gli mandano le foto, de tette, de culi. In che senso? Donne, la colpa è tutta nostra. Ci siamo fatte fregare pure da quella stronza de Candy Candy. Lei e il suo fottuto istinto delle io di salverò. Ma chi te se fila, amore? Ma non interrompiamolo, Mario. C'hai problemi? Beh, fatte cura da una brava, amore, se risentimo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Già c'ho tanti problemi per conto mio, a pensare alla cellulite, ai grassi saturi e insaturi, ai radicali liberi. Abbia pazienza! E invece no! Siamo lì a cercare di capire le croce rossine, no? Che problemi c'hai? Ti aiuto io! Perché non mi scrive? Che cosa pensa? Perché non mi tromba? Perché non mi pensa? Yeah. Ed ecco che poi alla fine ce li meritiamo, i fidanzati con le sopraccigliari di gabbiano e gli isterismi preciclo. Secondo me. Hai detto poterino. Anche che sono una persona di merda. Ce li meritiamo il ciao, sei bellissima, inviata a 34 donne in contemporanea. C'è più benzina ma c'è un gran serbatoio. Ce li meritiamo il mi faccio sentire io tranquilla e poi spariscono. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinde il culo. Ma soprattutto ci meritiamo anche il... hanno portato il conto, sono 46 euro a testa. Cioè? Ma forse perché non siamo state brave abbastanza da far capire agli uomini che pagare una cena da donna è semplicemente galanteria. Galanteria. Non c'entra un cazzo con la parità dei sessi. L'hai capito solo te. O semplicemente gli fa comodo non capirlo. No! Come no? Cioè sì. La verità è questa, c'è carenza di uomo vero. E per uomo vero intendo un uomo così dai, che abbia coraggio di corteggiare, che sia educato, onesto, coerente. Oh, guarda che non è mai morto nessuno per 2 picche, Ti posso offrire una bibita? Ma fattaci una doccia. Quando sei interessata a una donna, corteggiala. Oh, questo non vuol dire ricoprirla di fiori e regali, ci mancherebbe, manco portarla all'altare, per carità. Non ho mai pensato una cosa del genere. Corteggiala, che ci serve a riscoprirci umani. Professore! Fatti di carne, istinti, sapori, odori, così come siamo. E lui rispose love. Non come appariamo. Le posso offrire un drink di fine pasto? Iniziate, per favore, uomini, ad amare e corteggiare le donne come meritano. E io ti assicuro che ti faccio toccare il cielo con un dito. Uomo! Non fa lo stronzo. Non farti corteggiare. Le donne siamo noi. Io questa cosa mi preoccupa molto. Ma guarda me... In
che senso?